Babbo, doblete e Chietta. All'Alba è praticamente in Serie D, dopo aver vinto Coppa Italia e il girone B d'eccellenza. La squadra di Gagliarducci batte in casa al primo dodicesimo, sempre divisa per 2-0, con i gol di Monteforte e Scacchetti su rigore nella ripresa, e sbatte, come detto, in Serie D, dopo che il sempre visto pareggia in Città di Montuno per 1-1, andando al playoff contro il Colleferro. Il gol arriva al minuto numero 7 del primo tempo, con Monteforte che con una buona azione del sinistro regbisti batte di sinistra il portiere ospite Secondelli per il vantaggio dei ragazzi di Gagliarducci. Alba Longa che amministra un buon primo tempo, avendo però buone occasioni per poter sfiorare anche il raddoppio. La prima arriva al minuto numero 18, quando è ancora Monteforte a liberarsi ancora con il sinistro, ma a mettere il pallone troppo alto alle spalle del numero 1. Calcio di punizione per l'Alba Longa. Qualche minuto più tardi, quando è il 25esimo, è altra occasione buona per i ragazzi di Gagliarducci per poter raddoppiare. Parla però in calcio d'angolo, sempre Visa che si fa vedere di messa come con questa conclusione da parte del suo numero 10, vale a dire Coluzzi. Alba Longa che sul finale del primo tempo ha un'altra occasione con Fucina al minuto numero 21, mentre al 31esimo è ancora sempre Visa a far venire i brividi al numero 1 dell'Alba Longa. Ripresa che si apre con un'incredibile occasione da parte dell'Alba Longa, con una Scacchetti appena entrato al posto di Forcini, ma il portiere ospite Secondelli è lì e blocca incredibilmente. L'Alba Longa che così riesce a trovare il raddoppio sul calcio di rigore, dopo una buona azione da parte di Cannoni, che entra in area di rigore, viene esteso e per il direttore di gara, Manacciato della sezione di Aprile, concede il calcio di rigore dal dischetto a Scacchetti, che batte Secondelli e raddoppia per l'Alba Longa, congelando così i tre punti per da parte della formazione di Gagliarducci. Poi ciò che resta è il Monteforte, che coglie prima il Secondelli, un po' impreparato, mettendo in calcio d'angolo, e qualche istante più tardi coglierà un'ottima traversa, ancora su assist da parte del numero 2 dell'Alba Longa, Cannoni. Il sinistro però coglie la traversa piena, mentre si attende il risultato. Da un turno è solo l'attesa a restare con i minuti finali della gara tra Montuno e Serpentano a decretare l'Alba Longa in Serie D. Gli ultimi minuti vissuti infatti al pio dodicesimo sono l'attesa per il recupero nell'altra gara, che però sembra essere più lungo del previsto. Poi è solo gioia